quando a campo aperto come ne avevamo lasciato, perché noi poi abbiamo giocato a un certo punto con 4-5 attaccanti, potevamo finire in grosso modo, invece siamo stati lì molto compatti, e siamo andati alla ricerca di pareggiare e poi anche di vincere. Nonostante la vendita avevamo voglia di vincere, abbiamo visto voglia di andare avanti. Questa è la mentalità giusta. Proseguiamo, siamo rimasti lì, diciamo, i risultati ho visto che sono molto difficili da valutare. Quando vi dico che questa campionata qui è difficile, noi non abbiamo un risultato consecutivo e quindi io sono molto felice di come abbiamo giocato, perché anche il primo tempo è vero che erano andati in vantaggio loro, però noi abbiamo preso attraverso, due sono andati sulla linea e noi i gol che loro hanno fatto l'occasione li abbiamo dati noi. Per certe volte il cesso di voglia di dimostrare, perché se carichiamo sempre i giocatori sono bravi, poi qualche volta ci cascano dentro e quindi bisogna essere bravi a dirgli di rimanere così. Riavvolgendo, partendo dalla formazione iniziale, no, ti chiedo giusto la scelta, cioè come mai non Garritano e perché Rodriguez, visto che comunque le prove perché settimanali? Perché io quando si va veramente, in effetti il campo mi ha dato ragione. Noi per motivo abbiamo battuto 6 calci in angolo, abbiamo creato... No, però c'è una motivazione, cioè nel senso... L'ultimo allenamento, secondo per me... quello che hanno fatto. Per lui ha fatto due volte, devi perdere. No, ma io no. Stavo fuori non vedere che giocava a calci. No, non contesto. No, non hai capito. Voglio sapere perché ha messo lui, non... Ho detto che fino all'ultimo momento, dell'ultimo allenamento, dell'ultimo minuto, dell'ultima situazione, valido. E secondo me oggi mi ha ridato ancora ragione che Rodriguez doveva giocare, perché ieri, quando non gli ha messo la pezzolina, ha cominciato a sommetare, ha cominciato a buttare per terra volta, ha cominciato a buttare per terra il Campolese e si è conquistato il posto. Più di due volte non posso fare. Abbiamo avuto altre due che abbiamo. Poi è chiaro che dopo a voce ferma dice ma forse quello no, io sono stato felice di tutti quelli che sono entrati, perché il Ferro è stato bene, perché è entrato con eccesso di generosità, voleva dare anche lui, ha fatto un taglio profondo quando la metteva a destra per andare a cercare la vittoria. Però questa squadra molto equilibrata, nonostante eravamo con tre difensori basta e il resto tutti i giocatori del campo. Quindi vuol dire che abbiamo una mentalità molto, molto solida. Per cercare di sognare ancora, dove andremo avanti, qui si sta sognando. Qui quello che stiamo facendo è un sogno che dobbiamo vivere con tutta la felicità che stiamo dando, perché secondo me la salvezza ci ha raggiunta, però questi giocatori che possiedono a salvarsi in questo momento. E qui dobbiamo vivere il sogno come lo vivono altri, senza pressioni, senza dire dobbiamo per forza arrivare al secondo, terzo, quarto, noi dobbiamo